Sì, sono venuto qua perché vi voglio spiegare una storia. Una volta, quando avevo 6 anni, in un libro intitolato Vere storie della natura, vidi un disegno. Nel libro c'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticare. Dopo qualche tentativo, con una matita colorata, riuscì a tracciare il mio primo disegno. Tenete conto che io da piccolo volevo fare il pittore. Il mio disegno numero uno era così. Mostrai il mio capolavoro ai grandi e chiese loro se il mio disegno li spaventasse. Spaventarsi? Perché uno dovrebbe spaventarsi per un cappello? Ma il mio non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Ma poiché i grandi non erano in grado di capirlo, feci un altro disegno. Disegnai l'interno del boa affinché i grandi lo vedessero chiaramente. Ma lascia stare il boa, sia di fuori che di dentro, e studia! Allora, decisi di non fare il pittore. Passarono gli anni, scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' in tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona, l'Italia dalla Spagna e la Russia dall'Argentina. A lungo in mezzo ai grandi e ogni volta che incontravo qualcuno che mi sembrava di mente aperta tentavo il mio esperimento e gli mostravo il mio disegno numero uno. Ma chiunque fosse, uomo o donna, diceva sempre: ah, è un cappello! E allora non gli parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle, e abbassavo il suo livello e gli parlavo di calcio, di moda, di politica, di cravatte. E i grandi erano contentissimi. Incontrare una persona tanto sensibile, eh? Così ho trascorso la mia vita. Solo. Sin nadie con chi poter parlare. Finché ho avuto un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualcosa si era rotto nel motore ed erano questioni di vita o di morte perché soltanto avevo acqua per pochi giorni. Il deserto. Camminate giorni e giorni e vedete solo sabbia. Nel deserto c'è un sole che vi brucia come se fosse dentro un forno. La prima notte dormì sulla sabbia, a migliaia di chilometri da qualsiasi regione umana, totalmente solo.
Insegnami una pecora. Cosa? Cosa devo disegnarti? Disegnami una pecora. Ma cosa ci fai qui in mezzo al deserto, eh? A migliaia di chilometri da qualsiasi regione umana. Per piacere, disegnami una pecora. Beh, una pecora, mica facile, eh? Guarda, io non so disegnare una pecora, ok? Ma posso disegnare questo? No, io non voglio l'elefante dentro il boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto ingombrante. Dove vivo io? Tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Fu sorpreso. Veramente qualcuno che ha capito che il mio disegno non era un capello. Allora, disegnai una pecora. Guarda. No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. Ok. Nemmeno disegnare una pecora. Sì. Questa è troppo vecchia. A me ne serve una che possa vivere a lungo. Ma questo ragazzino mi ha stufato. Ma che si crede, eh? Ho l'aereo da aggiustare io. Guarda, questa... Questa è soltanto la sua scatola, ok? La pecora che volevi tu sta dentro. Questo è proprio quello che volevo. Ma pensi che questa pecora abbia bisogno di una gran quantità d'erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Penso che ci sarà certamente abbastanza erba, per lei è molto piccola la pecora che ti ho data. Beh, non è poi così piccola che... Guarda! Si è messa a dormire! E fu così che fece la conoscenza del piccolo principe. E quello che cos'è? Quello vola, è un aeroplano, è il mio aeroplano. Come? Sei caduto dal cielo! Beh, sì, certo, sono caduto dal cielo. Non ci
internazionale. Carissimi colleghi del Congresso internazionale di astronomia, ho da comunicarvi un'importantissima scoperta. Ho scoperto un nuovo asteroide, l'asteroide B612! Ma con quel costume nessuno l'ho preso sul serio. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato anche il suo numero, è proprio per i grandi che amano le cifre. I grandi sono così, eh? Quando voi gli parlate di un nuovo amico, non si interessano mai alle cose essenziali. Non vi chiedono, non lo so, qual è il tono della sua voce o quali sono i suoi giochi preferiti, eh? Invece vi dicono che età, quanti fratelli ha, eh? O quanto guadagna suo padre. E allora soltanto credono di conoscerlo. Quindi, se voi gli dite, la prova che il piccolo principe è assistito sta nel fatto che rideva, che era bellissimo e che voleva una pecora, beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Invece, se voi dite, il pianeta da cui veniva il piccolo principe è l'asteroide B612, oh. Allora saranno subito convinti e vi lasceranno in pace con le domande. Dicevamo, carissimi colleghi del Congresso internazionale d'astronomia, ho da comunicarvi un'importantissima scoperta. Ho scoperto un nuovo asteroide, l'asteroide B612! Applauso! Tutti hanno avuto un amico, non so, se io lo dimenticasse potrei anche io diventare come i grandi, che si interessano solo di cibo. Piccolo principe, alla fine sono riuscito a capire quelli segreti della tua vita malinconica. Per molto tempo il tuo unico piacere era quello di contemplare i tramonti. Questo ha preso il quarto giorno, quando mi hai detto... Mi piacciono tanto i tramonti. E il quarto giorno devo riuscire a sistemare l'aeroplano. Andiamo a vedere un tramonto. Ma bisogna aspettare. Aspettare che? Aspettare l'ora del tramonto. Ah, io penso sempre di essere a casa. Proprio così. Lo sapete che quando è mezzogiorno negli Stati Uniti il sole sta tramontando sulla Francia e sull'Italia? Praticamente li pranzano e qui c'è. Se si potesse volare in Europa in un minuto, si potrebbe passare dal mezzogiorno al tramonto. Beh, sfortunatamente l'Europa è troppo lontana. Ma sul tuo minuscolo pianeta, piccolo principe, basta con spostare la sedia di pochi metri. Puoi assistere alla fine del giorno al crepuscolo tutte le volte che vuoi. Una volta ho visto il sole tramontare 43 volte. Sai, siamo nei tramonti quando si è così tristi. Eri tanto triste il giorno dei 43 tramonti? Ma la pecora mangia i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova intorno a sé. Anche i fiori con le spine? Anche i fiori con le spine. E allora le spine che cosa servono? Guarda, devo assolutamente svitare il pulone del mio aeroplano, ok? Il guasto mi sembra troppo grave. Abbiamo poca acqua da bere. Le spine a che cosa servono? Ma questo non rinuncia mai a una domanda una volta l'ha fatta. Le spine non servono a niente. I fiori e le spine solo per dispetto. Io non ti credo. I fiori sono delle deboli creature e si rassicurano come possono. Sono convinti che le loro spine costituiscono delle armi terribili. Io non credo per niente, ok? Ti ho risposto con la prima cosa che mi è venuta in mente. Non vedi che sono impegnato in cose importanti io?
su cui c'è un signore dalla faccia rossa. Non ha mai adorato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai amato nessuno. Nella sua vita non ha fatto altro che fare addizioni. E tutto il giorno ripete come te: sono impegnato in cose importanti. E la cosa lo fa gonfiare d'orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Un cos'è? Un fungo! Ah. Da milioni di anni i fiori si fanno crescere le spine. E da milioni di anni le pecore li mangiano ugualmente. E non è forse una cosa importante cercare di capire perché i fiori si affannino tanto a farsi crescere le spine? E se qualcuno ama un fiore che cresce solo sul mio pianeta, ma che una piccola pecora può distruggere una mattina con un sol morso senza nemmeno rendersi conto di quello che fa? Non è forse importante questo, eh? Fiore, non è in pericolo, ok? Ti segnerò una museruola per la tua pecora, eh? E anche una protezione per il tuo fiore. Scesa la notte, avevo lasciato cadere i miei utensili. Che importanza avevano adesso il martello, il bulone, la sedia, la morte? Su una stella, su un pianeta, il mio pianeta, c'era un piccolo principe da consolare. Non sapevo cosa dirgli, mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come arrivare a lui. Come comunicare con lui? Come fargli sentire il mio affetto? Il paese delle lacrime è così misterioso. Dai, piccolo principe, raccontami di questo fiore. Una mattina sul mio pianeta, da un seme venuto chissà dove, era spuntata una nuova piantina. Tu non sei come gli altri fiori del mio pianeta che appaiono la mattina nell'erba e si spengono la sera. Non assomiglia a nessun'altra piantina. Ma la piantina ti so presto di crescere. Cominciò a prepararsi per produrre un fiore. Sento che uscirà qualcosa di meraviglioso. Il fiore non smetteva più di prepararsi. Sceglieva i suoi colori con la massima cura, si vestiva lentamente e aggiustava i suoi petali ad uno ad uno. Uffa però, quanto
giorno, proprio allo spuntare del sole, si era mostrato. Come sei bello! Sì, è vero. Non era molto modesto, ma almeno era emozionante. Credo che sia ora del caffè e del latte. Oh, se tu fossi così gentile da provvedere a tutte le mie esigenze. Così il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un affettoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Difficile da sopportare. Un giorno, per esempio, parlando delle sue quattro spine. Perché hai le spine? Oh, beh, facile. Potrebbero venire le tigri con i loro artigli. Tigri? Ma non ci sono tigri sul mio pianeta. E poi. Beh, e poi le tigri non mangiano l'erba. Io non sono un'erba! Scusami. E comunque, io delle tigri non ho affatto. Orrore delle correnti d'aria! Orrore delle correnti d'aria! È un po' complicato questo fiore. Di notte voglio che tu mi metta sotto una campana di vetro. Fa così freddo qui da te, da dove vengo io. Era venuto sotto forma di seme. Cosa poteva conoscere di altri mondi? Imbarazzato per essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua. Tossì due o tre volte per mettere al piccolo principe dalla parte del torto. Oh, è la mia campana di vetro! E io stavo andando a prenderla, ma tu mi parlavi! Ma non essere affatto venire un attacco di tosse un po' più forte, sempre per creargli dei rimorsi. Aspetta un po'. Ma tu ti stai sforzando di tossire? Puoi farmi venire sensi di colpa? Ricordando tutto ciò mi sono intristito. Avevi presa sul serio delle parole senza importanza che te ne vanno resi felici? Io non avrei mai dovuto dargli retta. Non si dovrebbe mai dare retta ai fiori. Avrei dovuto giudicarlo dai fatti e non dalle parole. Il mio profumava tutto il pianeta. Mi profumava e mi illuminava. Non sarei mai dovuto correre via da lui, ma ero troppo giovane per saperlo amare. La mattina della sua partenza mise in perfetto ordine il suo pianeta. Pulì accuratamente i suoi vulcani attivi e possedeva due che erano utilissimi per scaldare la colazione. Aveva anche un vulcano spento. Non si sa mai. Così spazzò anche il cammino del vulcano spento. Quell'ultimo mattino tutti i consueti lavori gli sembravano importantissimi. Addio. Addio. Sono stato uno sciocco. Ti prego di perdonarmi. Cerca di essere felice. Io ti amo. Ed è soltanto colpa mia se tu non l'hai mai saputo. E ora questo non ha più importanza. Perché tu sei stato uno sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Io vado a prenderti la campana di vetro. Oh, lascia stare la campana di vetro. Non la voglio più. E le correnti d'aria. Oh, il mio raffreddore non è poi così grave. In fondo, un po' di aria fresca mi farà bene. Io sono un fiore, no? E le bestie? Oh, dovrò pur sopportare la presenza di qualche bruco se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano bellissime.
artigli. Si riferiva alle sue quattro spine. No, non indugiare. Hai deciso di andartene e allora vattene. Perché non voleva che lo vedesse piangere? Era un fiore così orgoglioso. Io credo che per andarsene via egli abbia approfittato di una migrazione, di uno stormo di uccelli selvatici. Così il piccolo principe si trovò in una regione di piccoli asteroidi. Il primo era abitato da un re. Avvicinati, che ti veda meglio. È contro l'etichetta sbadigliare in presenza di un re. Te lo proibisco! Non posso farne a meno. Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito. E allora ti ordino di sbadigliare. È da tanto tempo che non vedo qualcuno che sbadiglia e gli sbadigli sono fonte di curiosità per me. Avanti. Sbadiglia ancora! È un ordine! Non posso più! Mi avete intimidito! E allora ti ordino di sbadigliare un po' e un po'. Se ordinassi un generale di trasformarsi in uccello marino, e se il generale non ubbidisse, non sarebbe colpa del generale, sarebbe colpa mia! Sire, posso sedermi? Ti ordino di farlo. Scusate se vi interrogo. Ti ordino di interrogarmi. Sire, su che cosa regnate? Su tutto. Su tutto? Su tutto questo? Su tutto questo. E le stelle vi ubbidiscono? Certamente, mi ubbidiscono subito. Non tollero l'indisciplina. Beh, è da tanto che non vedo il tramonto. Vi prego, fatemi questa cortesia. Ordinate al sole di tramontare. Bisogna esigere da ciascuno ciò che ciascuno può dare. L'autorità poggia prima di tutto sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Io ho diritto a esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli. E il mio tramonto? Avrai il tuo tramonto. Lo ordinerò. Ma per la mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli. Ok, e quando lo saranno? Lo saranno questa sera, alle 7:40. Ah! E allora vedrai come verrò ubbidito a puntino. Beh, io non ho più molto da fare qui, quindi penso proprio che adesso me ne andrò. No, aspetta, ti farò ministro. Ministro di che? Della giustizia. Ma qui non c'è nessuno da giudicare. E allora giudicherai te stesso. È la cosa più difficile, sai? È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri.
Se sai giudicare te stesso nel modo giusto, allora significa che sei veramente un saggio. Sì, ma io posso giudicarmi ovunque, non ho bisogno di stare qua. No, no, aspetta, aspetta, credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Hai... lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo. Ogni volta lo condannerai a morte. Così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. E ogni volta lo grazierai per economizzarlo. È l'unico che abbiamo. No, non mi piace condannare a morte. Quindi adesso me ne andrò. No, 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 aspetta. Se Sua Maestà vuole essere ubbidito a puntino, dovrebbe darmi un ordine ragionevole. Dovrebbe, per esempio, ordinarmi di partire prima che sia trascorso un minuto. Penso proprio che le condizioni siano favorevoli. Vai, vai allora! Ah, sì, guarda, anzi, ti farò ambasciatore! Sono ben strani i grandi. Si disse il piccolo principe mentre proseguiva il suo viaggio. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Seguiva il suo viaggio. Il terzo pianeta era abitato da... Beh, sono sicuro che lo capirete. Yeah.
uomo d'affari. Per riaccenderla. Dicevo 3 più 2, 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15, 15, 15, 15. Allora, più 30 più 1, beh, 30 più 1 fa 31. Ah, allora fa 501.622.731. E 500 milioni di che? Ancora lì. 501 milione di... Beh, non lo so più. Ho talmente tanto da fare. Sono impegnato in cose importanti, io non mi diverto certo con sciocchezze. 500 milioni di che? Sono 54 anni che vivo su questo pianeta e sono stato disturbato soltanto 3 volte. La prima volta è stata 22 anni fa, quando un'oca stordita cadde da chissà dove e fece piiii! Fece un rumore talmente forte che sbagliai 4 volte in una sola attenzione. Sì, ma 500 milioni di che? Ma milioni di quelle cose che si vedono qualche volta nel cielo. Mosche? Ma no, milioni di quelle cose gialle. Api? Ma no, milioni di quelle cose che brillano e che fanno sognare i poltroni. Mm-hmm. Intendi stelle? Sì. Esatto, stelle. E che cosa ci fai con 500 milioni di stelle? Che cosa ci faccio? Sì. Niente, le possiedo. Ma tu non puoi cogliere le stelle del cielo? No, ma posso depositarle in banca. E che cosa vuol dire? Significa che scrivo il numero delle mie stelle su un foglietto di carta e poi chiudo a chiave il foglietto in un cassetto. Ah, e questo basta? Beh, sì, è divertente, ma non è molto serio. Io stesso possiedo un fiore che innaffio ogni giorno. Possiedo anche 3 vulcani che pulisco ogni settimana perché spazzo il camino anche di quello spento, non si sa mai. Beh, è utile al mio fiore ed è utile ai miei vulcani che io li possegga. Ma tu non sei affatto utile alle stelle. E lo vuoi da fare aprire la bocca? Fece il rumore di un lupo stanco? E non trovo niente a dire in risposta e se ne andò. I grandi sono proprio straordinari. Il quinto pianeta era molto strano. Gli ordini sono...
piccolo principe arrivò sulla terra, fu sorpreso di non trovare nessuno. Cominciava a temere di essere giunto sul pianeta sbagliato, quando un guizzo giallo del colore della luna passò come un lampo sulla sabbia. Buonanotte. Su quale pianeta sono sceso? Sulla Terra. In Africa. Ma non c'è nessuno sulla Terra? Questo è un deserto. Non c'è nessuno nel deserto. La Terra è grande. È bello! Che cosa sei venuto a fare qui? Ho avuto qualche difficoltà con un fiore. Ah! Ma dove sono gli uomini? Si è soli nel deserto. Si è soli anche tra gli uomini. Sei un buffo animale, sottile come un dito. Ma sono più potente del dito di un re. Posso trasportarti più lontano di una nave. Mi fai pena. Tu, così innocente, venuto da una stella. Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso... No! Ho capito benissimo. Ma perché parli sempre per enigmi? Li risolvo tutti! Il deserto, ma non vidi altro che picchi rocciosi come uglie. Buongiorno! 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 Chi siete? Chi siete? Chi siete? Siate i miei amici. Io sono solo. È tutto secco, tutto pieno di punte, è tutto salato. Tutto salato. E la gente non ha immaginazione. Immaginazione. Ripete solo ciò che si dice loro. Claro. Sul mio pianeta io avevo un fiore. Fiore. Era sempre il primo a parlare. Principe arrivò infine a una strada e tutte le strade portavano alle case degli uomini. Era davanti a un giardino di rose in fiore. Buongiorno! Si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo. Ed ecco che ce n'erano 5.000, tutte simili, in un solo giardino. Sarebbe molto contrariato se vedesse questo. Si farebbe prendere da un attacco di tosse e fingerebbe di stare per morire pur di non essere deriso. Ed io? Beh, io dovrei fingere di curarlo, perché sennò anche solo per umiliarmi mi lascerebbe veramente morire. Io ero convinto di essere ricco, con un fiore unico al mondo. E non possedevo che una comune rosa. Una comune rosa e tre vulcani che mi arrivano alle ginocchia. E uno dei tre pure è forse spento per sempre. Questo non fa di me un principe molto importante. In quel momento apparve una volpe. Dove sei? Sono qui, sotto il velo.
con gli uomini. Ma che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini. Hanno i fucili e cacciano gli uomini. È un gran fastidio. Allevano anche galline. Sono i loro unici interessi. Tu cerchi galline? No, io cerco amici. Ma che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa dimenticata da molto. Addomesticare vuol dire... Addomesticare vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo. Tu finora per me non sei altro che un ragazzino uguale a 100.000 altri ragazzini e non ho bisogno di te. E tu non hai bisogno di me. Non sono che una volpe uguale a 100.000 altre volpi, ma se tu mi addomestichi, allora noi avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu sarai per me unica al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire. Sai, c'è un fiore e io credo proprio che mi abbia addomesticato. Oh, è possibile. Capita di tutto sulla terra. Ah, ma non è sulla terra. Un altro pianeta? Sì. Ah, interessante. Ci sono i cacciatori sul tuo pianeta? No. Ma questo è molto interessante e più difficile. Ci sono le galline? No. Ah, lo sapevo. Non c'è niente di perfetto. Sai, la mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline sono uguali e tutti gli uomini sono uguali e io mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, io riconoscerò il rumore del tuo passo tra tutti gli altri. Il tuo, solo il tuo mi farà uscire dalla tana. E poi vedi laggiù in fondo i campi di grano, li vedi? Beh, a me il grano non mi dice proprio niente. Ma tu hai i capelli color dell'oro. Quando mi avrai addomesticato, il grano che è dorato mi farà pensare a te. Oh, ti prego, addomesticami. Volentieri. Ma io non ho molto tempo. Devo ancora cercare amici e capire molte cose. Si capiscono solo le cose che si addomesticano. E se vuoi un amico, addomesticami. E che cosa devo fare per addomesticarti? Ah, dovrai solo essere molto paziente. Per prima cosa ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu dirai niente. Le parole sono fonte di malintesi, ma ogni giorno potrai sederti un po' più vicino a me. Sarebbe stato meglio che tornassi alla stessa ora. Vedi, se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò a essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità e quando saranno le 4 comincerò ad agitarmi e inquietarmi. Ma se tu vieni non si sa quando, non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. E che cos'è un rito? Un rito? Beh, un rito è quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni. C'è un rito, per esempio, tra i miei cacciatori. Il giovedì ballavo con le ragazze del villaggio. Allora io scendo quatta quatta fino alla villa e... Oh, il giovedì è un giorno meraviglioso. Ma se i cacciatori ballassero in un giorno qualunque, i giorni si assomiglierebbero tutti e io non avrei mai vacanza. Piangerò. Ma è colpa tua. Hai voluto tu che ti addomesticassi. È vero.
mia rosa. Voi non siete nulla. Nessuno vi ha domesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Siete belle, ma non si può morire per voi. Qualcuno potrà anche pensare che la mia rosa vi assomigli, ma lei sola, è più importante di tutte voi, perché lei è la mia rosa. E ritorno dalla volpe. Addio. Aspetta, il segreto. È semplicissimo. Si vede bene soltanto con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Sei responsabile per sempre della tua rosa. Sono responsabile della mia rosa. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa fai qui? Misto ai viaggiatori in mucchi di mille. Spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra, a volte a sinistra. Ma hanno tutti fretta, dove vanno? Neppure il macchinista lo sa. Sono gli stessi. È uno scambio. Vabbè, scusa, non erano contenti là dove stavano? Beh, non si è mai contenti dove si sta. Stanno inseguendo i primi viaggiatori. Non inseguono nessuno. Là dentro dormono. E se non dormono, sbadigliano. Solo i bambini scacciano il naso contro i vetri dei finestrini. Beh, solo i bambini sanno quello che cercano. Se perdono tempo con un gioco e glielo porti via, poi piangono. Sono fortunati! I tuoi ricordi sono molto interessanti, ma io non sono ancora riuscito a riparare l'aeroplano e non ho niente da bere. Ma la mia vita... Mario, non c'entra per niente la volpe adesso, eh? Perché? Perché sto per morire di sete, eh? E allora andiamo a cercare un pozzo. Lasciami gli aiuti. Mi sembrava di portare un fragilissimo tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Ecco ciò che mi commuove di più di questo piccolo principe addormentato. La sua devozione a un fiore. Com'è fragile. E così, continuando a camminare, scoprì il pozzo allo spuntare del giorno. Guarda, il pozzo si è svegliato e canta per noi. E si fa la vera, è troppo pesante, vedi.
Quest'acqua faceva bene al cuore. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Quest'acqua era come un dono, come quando le luci dall'albero di Natale e la dolcezza dei sorrisi facevano risplendere i doni che ricevevo. Non ero sicuro. Mi ricordavo della volpe. Si corre il rischio di piangere un po' se ci si lascia domesticare. Quando ritornai dal mio lavoro, il domani sera, vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra. Lo udì che parlava. Ero 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Ma sei sicuro di avere del buon veleno? Quindi non mi farai molto male. Ok, adesso va, te ne voglio scendere. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Non gridò. Cadde dolcemente come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia. Lascerò. Anch'io tornerò a casa.
consolarmi. So che è ritornato nel suo pianeta perché, allo spuntare del giorno, non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante, ma... delle volte mi domando cosa starà succedendo sul suo pianeta, eh? Forse la pecora ha mangiato il fiore. Altre volte mi dico no, certamente no. Ogni sera il piccolo principe mette il suo fiore sotto la campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. Allora tutte le stelle ridono. Ma altre volte penso, basta un attimo di distrazione. Una sera il piccolo principe dimentica la campana di vetro, la pecora esce senza far rumore e... allora tutte le stelle si trasformano in lacrime. È tutto un grande mistero. Appare un momento che ride, che ha i capelli d'oro e che rifiuta di rispondere alla domanda, saprete chi è. Se dovesse accadere, confortatemi, mandatemi due righe per farmi sapere che è ritornato.